Ciao a tutti e bentornati su Fallout Shelter. E mi sono preso un piccolo periodo di pausa, una decina di minuti dallo scorso episodio, sperando di resettare mentalmente un poco, dato che mi pare, è anche abbastanza evidente, che stia avendo numerosi episodi di dislessia. Stavo rischiando di ricaderci, maledizione. Forse la pausa non è servita. Va bene, comunque, ho mandato avanti un altro giorno. Ceriola andrebbe tipo su 2 giorni e 12 ore, quindi penso che Ceriola sarà morto. Vediamo. Oh, questo è un crash? O rischiamo crash? No, niente crash. Ho temuto il peggio. Ok, eccoci tornati. E 130 tappi li riprendiamo sempre molto volentieri. Ora, chissà se troveremo mai uno di questi Sandyman o Sandman, come vogliamo chiamarlo. Ho i miei dubbi. Tanto noi ci prendiamo tutto cose come al solito. Tanto che ogni volta ormai è un'euforia di click. Un attacco bulimico di click. Ma ok. Guarda qua. Prendiamola a ridere, che devo dire. Finché sono cose positive. Ora, detto ciò, giusto? Vediamo. Luca, vivo. Nigma, chiaramente, viva. E perché mi sei tornato indietro? Ciriola, ragazzi, 2 giorni, 14 ore e potrebbe andare avanti. Con quest'arma crea il devasto. Crea il devasto, guardate. Fucile a rotaia arrugginito. Ma che è? La carabina perforante ce ne frega poco. Fucile laser. Mi sa però le cose fighe sono finite qua. Sì. Abbiamo finito le cose fighe, un sacco di soldi. E io sarei tentato di farlo stare un altro giorno. Che ne so, magari ci trovo qualcos'altro di raro? Altri soldi? Non lo so. Io lo lascio stare là. Va bene. Mamma mia, il Ciriola. Enigma, ci ha trovato niente di interessante? No, nonostante abbia molta fortuna, forse anche lei era troppo poco e dovremmo lasciarci un altro giornino. Comunque con l'arma meno potente, come potete vedere, si consuma molto di più relativamente parlando. E Luca, invece, giustamente, dato che ha equipaggiamenti molto più modesti, forse è il caso di farlo tornare. Non ci ha trovato niente di troppo interessante, ma quantomeno sono dei soldi. Ci siamo persi un altro Sandman. E richiamiamo Luca. Comunque ha fatto un po' di livelli. Richiama. Chiudi. Ora, vi ho appena guardato. Perché già mi state tornando tutti quanti a fare cose? Cioè, sempre dovrebbe essere un qualcosa di positivo, lo so, ma è stancante. Ok. Qua, ok. E poi per adesso dovrei iniziare a farvi ingravidare un po' di signorine. A proposito di ingravidare un po' di signorine, abitanti, siamo già al limite, 84. Questo è grave, anche perché non potremo prendere dalla radio. Possiamo fare un upgrade qua. E così arriveremo a 92. Va bene. Si è riaccesa la luce. Questo ci fa molto piacere. E altra energia. Cioè qui comunque al momento davvero, sebbene stiamo crescendo, non abbiamo grossi problemi. E quindi vediamo chi c'è qua. Jesse Robinson. Sempre un Robinson Crusoe. Che ci potrebbe diventare Gabriele di Iorio. Sempre che già non l'abbia assegnato e poi me lo sia dimenticato. Oh! Dove? 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 Ormai sempre qua sotto si mette, infame. La prossima volta andrò direttamente là sotto. Vedo sempre una nuvoletta, non vedo nient'altro. Odio. Odio profondo. E immagino che qualcuno di voi potrebbe anche voler vedere la survival mode. Ma ancora uno non ho visto neanche come si fa. Forse devo creare un nuovo vault per poterla vedere. Ma non credo che la faremo, ragazzi. Sono onesto. A meno che non ci siano proprio degli sconvolgimenti particolari, non credo che la faremo. Per ora cosa gli potremmo dare da fare a Gabriele di Iorio? Gabriele di Iorio. Oh. Ok, intanto abbiamo qualche stanza libera per addestramenti, credo. Dovremmo andarlo a fare endurance?
Ma sì, dai. Quindi, se preventiviamo di fare endurance, tutta sta roba non gli serve particolarmente, ma qualcosa gliela diamo. Ma diamogli un medico della zona, giusto per non farlo stare con quelle cosette di base. Uscire da caccia e via ad allenarsi. Via qua. Ok. No, fermi, 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 fermi. Sotto. No! Non ho fatto in tempo a trovarlo. Maledetto incendio che mi ha zoomato in automatico mentre c'era la musichettina. Ce la farò prima o poi. Ne sono convinto, ce la posso fare. Intanto qui spero che ce la facciano da soli, anche perché temo che non stiamo messi troppo bene adesso a Steampunk Radaway. No, 19 e 11, dai, poteva andare peggio. Ok, quindi la domanda diventa: qui se la cavano? Sì. Chi facciamo figliare con chi? Adesso la forza, chi sto prendendo? No, la forza non è più un grosso problema. Quindi andrei a vedere su Endurance per iniziare a fare altre spedizioni. Tanto il limite sappiamo che è di 10, però vediamo. Sara Lunardi, Nicolò, tanto sono sempre loro. Martina Guidotti, Mildred Page, che è nel laboratorio. Ah, è una di quelle speciali, vero? Abbiamo sempre Susanna che potrebbe... Ma sì, allora partiamo dalle signorine. Allora, Susanna qua. Poi Sara, che si stava allenando. Sara. Poi Martina. E sono tre che si andranno a intrecciare amorevolmente con Niccolò. O Nicolò, una C sola. Lars, che ha raggiunto il livello massimo nella sala fitness, per cui tanto avremmo dovuto spostarlo. E Lars, l'ultima volta è stato lui ad essere lasciato indietro. Mi ricordo che gli ho fatto il complimento sul baffetto, e quindi è giusto che sia anche il suo turno. E facciamo tornare Wolf alla carica? No, diamo a Pasquale Vassallo, che Pasquale si è divertito molto meno di Wolf. Pasquale, ok. E questi sarebbero tre futuri pargoli. Non sono sufficienti, se vogliamo essere totalmente onesti. Dovremmo puntare a ben altro. Quindi noi abbiamo ancora quante... Abbiamo qui, possono starcene due coppie, e qui due coppie. Ok, quindi andiamo su... Ci sta generale... Ti fa una media se... No, non esiste il fatto, dimmi semplicemente chi è più figo e forte. Ok, allora vediamo, con calma. Andiamo su quelli con fortuna, allora. Luca, che sta tornando, per cui niente. Quindi Davide Guidotti. Lo mettiamo qua. E... Pasquale no, infatti, lui ha anche tanta fortuna, quindi lui era ottimo per tante cose. Potremmo far andare... Ma sì, Alex. Basta che poi ci ricordiamo di rimandarlo in sala fitness, cosa che dubito succederà, ma ci proveremo. Nigma sta tornando, per cui al momento è fuori dai giochi. Sara è già stata assegnata. Daniel Page, che ci dice poco, ma per ora va bene così. E... Susanna è già stata riassegnata, credo. Sì. Non so cosa ho sbloccato, ma qualcosa ho sbloccato. E Beverly Slump. Ormai siamo proprio scesi sotto così, ma va bene. Beverly Slump qua. E ci mancano altre due coppiette. Tanto noi su cosa stiamo lavorando qua? Ferma 7 incendi. Spegni 6 incendi. Questi vanno avanti e si completeranno nello stesso momento, credo, sì. Va bene. Fai ballare 12 coppie di abitanti, maschio e femmina, nei dormitori. Vabbè, questo lasciamocelo, perché lo stiamo praticamente facendo adesso. Quindi, che altro possiamo... Cannon, guarda l'agilità come gli è piottata. Ottimo. Potremmo far figliare Cannon. Cannon e Mildred, vediamo un po'. Cannon qua. Mildred, dove sta Mildred?
lei? Mildred. Qua. Poi Sofia che ha una forza erculea. Ah, potremmo mandare qualcuno con intelligenza a questo punto. Dai, Beverly. Quindi è talmente intelligenza che schiferà tutti i nostri maschietti, sicuramente. E su fortuna ormai qui siamo tutti bassi, per cui tanto vale fare un check diverso. Andiamo per percezione. Emma Grant, dai, va bene. Qualcuno ha già concluso i suoi affari qua. Oh, Lars! Ma hai capito, Lars? Vedi, si era proprio evidente che era rimasto indietro. Cioè, aveva un'ansia. Che poi qui, ah, qui dice che è ballare. Cioè, quello per lui vuol dire ballare. Ma me lo ricorderò. E qui la situazione, aspetta, che abbiamo Cannon che sta facendo beato fra le donne. Ma ti piacerebbe, come si suol dire. Flavio. Qui qualcun altro si è andato già a divertire. E non era Cannon. Ok, Lars aveva maxato, tra l'altro. Per cui Lars, che è Cannon. No, era da quest'altro lato. Ah, era Alex, mi sa. Sì, era Alex. Bravi ragazzi. Ora non mi ricorderò mai dove stavate e come rimettervi dove. E vabbè, ormai è inutile che cerco di fare qualcosa, tanto mi sposta sempre la telecamera. Ecco. Sì. Bravi, bravissimi. Ora, quindi con un po' di fantasia li rimetteremo in giro a fare cose. Probabilmente non quello che stavano facendo prima. Ci dovrebbe essere un tasto che tipo autoassegna cose. Sarebbe molto più comodo. Lars. Ma a questo punto sapete che anche lui potrebbe andare a fare percezione. E no, non residenza. No, residenza in realtà, però no. Così non vedo chi è che fa cose e chi è che non le fa. Pasquale si stava addestrando e forse anche lui era su percezione. Dico forse. Ho perso il maledetto. Ho sentito la musichetta, ma troppo tardi. Poi abbiamo Davide Guidotti. Cosa stava facendo? Sicuramente. Ah, l'avevo fatto tornare a percezione, che ora gli ho occupato probabilmente. Vero? Sì, io l'ho occupata. Endurance lui è maxato. No! Va di Endurance. Ok. Alex era Endurance sicuramente. Sì. E Alex, per come statistica, in realtà, sebbene ci sono state varie proposte di guardia, è la persona più vicina a diventare guardia, perché è molto ben distribuito, ha una carenza giusto di forza, che potrebbe essere la prossima cosa che gli faremo fare. Potrebbe, perché chiaramente io sono sempre molto poco convinto quando dico le cose. Quindi, percezione di qua. Lei, Beverly Slump, non so se si stava addestrando o stava lavorando. Che vestito gli ha dato qualcosa di carismatico. Ma lei probabilmente si stava addestrando da qualche parte. Ma anche se è carismatica la buttiamo qua. E oddio, per caso ho letto percezione. Dove? Maledetto. Niente. Stavo dicendo, ho letto percezione 1. Non era sicuramente qui Beverly. No, decisamente non era qui. Qualcosa di carismatico. No, si stava addestrando in qualcosa probabilmente. Ma mandiamola a addestrarsi in fortuna. Facciamo così, ma che ce frega. Almeno così incinta. Qui stanno ballando, bravi che ballate. Altre. Ecco, qui le situazioni si stanno iniziando a intrecciare. Abbiamo ancora la situazione qua sopra. Bravo Flavio. Ottimo. Ma abbiamo Susanna che si stava addestrando, vero? Penso sempre in Endurance. No. E non ho preso Susanna? No, ho preso Sara. Ferma Sara. Susanna. Penso fosse Endurance. Penso. E mo sta tornando su Sara. Ok, mia colpa. Fermati qua, grazie. Tu eri maxato in Endurance e ti stavo... Ah, sì, ti stavo facendo fare sicuramente fortuna di sotto. Ok. Poi qui abbiamo... Tu che stavi, caro Flavio, a un depuratore.
E non lo vedo, niente. Depuratore. E abbiamo. No, che non ancora non ha quagliato. È un po' lentino, eh. Mildred che stava addestrandosi da qualche parte. No, mi sa che l'avevo fatta lavorare in qualche centro medico. E cioè, rimandiamo. Ok. Poi chi altro ci si è ingravidato? Domanda. E comunque questi saranno tutti i nuovi arrivi per il volto 210, signori, che ricordo avere una lista di persone in attesa ancora abbastanza lunga. Scarafaggi lascio fare a loro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ad oggi ancora 14 richieste per entrare. E ogni volta che ci sono nuovi video tendenzialmente c'è qualche nuova aggiunta. Quindi prima o poi dovrò dire di no a qualcuno. Purtroppo sappiate, esiste questo possibilità che dica di no a qualcuno che dovesse arrivare nei video conclusivi della serie, perché non ce la potrò fare se ci saranno sempre nuove aggiunte. Dai ragazzi, lo scarafaggio su. Grazie. Ferma 7 incendi, ma anche quell'altro in teoria, no? Spegni. Ah no, perché questo. Ah, incidenti è generico, vero? Incendi è specifico, giusto. Ora abbiamo fatto ballare 6 di 12 coppie. 7 di 12 coppie. No, era sempre il 6 che ho letto prima. 6 di 12 coppie. E per quello sono un po' di soldini, ma di soldini presto ne avremmo da fare relativamente schifo. Sembrerebbe, ma se poi uno va a pensare che gli ultimi upgrade delle stanze costavano 16.000, se non erro, uno capisce che in realtà non sono così tanti soldi. Però sono sicuramente più soldi di quelli a cui sono abituato. Dove? Ho sentito la musichina. Frustrazione. Questo sarebbe bene iniziare su un nuovo vault, no? Dove uno ha tre stanze per puzza. E almeno un paio di volte lo vede. Io non lo vedrò mai. Cioè, questa è l'unica constatazione a cui riesco ad arrivare. Ora, vediamo qui se abbiamo delle situazioni particolari. E su stato. Livello massimo raggiunto Julie Slump. Che sarebbe il caso di far andare a lavorare. E manderemo in modo randomico, anzi non tanto randomico, manderemo ad allenarsi tipo Davide, che al momento è quello che ha meno forza di quelli che ho selezionato. In questo caso sì, in modo randomico. Quindi noi stavamo dicendo di far stare un altro giorno all'esterno sia Enigma che Ceriola, se non erro, vero? È rischiosetta come operazione, ma. Oh, attenzione, qualcun altro ci ha dato sotto. Chi? Chi? Dove? Oh, grande Cannon! Tra l'altro avete un colore di pelle molto simile. Forse è per quello che vi siete scelti. E sei così dolce. Dove? Dove, musichetta infame? Ah! Non ce la farò mai. E anche qui, chi era? Nicolò. Ottimo, ragazzi, ottimo. Anche perché mi sta prendendo in giro adesso, vero? Cioè, mi sta proprio. Vengo ai termini in inglese. Diciamo che si sta prendendo gioco di me e via. Evitiamo certe cose. Ok, sto rosicando. Prima o poi lo beccherò. Io dico che non lo faccio perché cerco di esorcizzare il momento, ma prima o poi lo beccherò. Ora, Cannon si stava addestrando in forza. No, in agilità. In agilità. Torna ad addestrarsi in agilità. E la signorina Beverly, che era molto intelligente, non so se stava in una qualche classe, ma anche fosse la rimandiamo comunque a lavorare. E abbiamo. Chi era qui sopra? Qualcun altro? Sì. Abbiamo Nicolò che ha endurance maxata. E quindi sarebbe il caso di farlo andare avanti sulla via della forrottuna. Sembra un'arte marziale. Poi avevamo Martina Guidotti che endurance è maxata. E penso stesse facendo percezione. Ora è tutta occupata. Ci sta spazio per fortuna, considerando che poi. Nah, voglio rimandarci Enigma e Ceriola qui dopo. Però in effetti Enigma e Ceriola dobbiamo ancora farli rientrare. Per cui almeno per un altro episodio non ci saranno. No, no, mettiamola su fortuna. Poi rivediamo. Poi ci riorganizziamo. E penso che per questo episodio possa essere tutto. Sono un. Maledetta musichetta. No, non lo so. Vabbè.
Sono un po' manageriali praticamente in questa fase e stiamo cercando di arrivare alla nuca chiola e far inserire gli ultimi nomi rimasti, ma al momento non vedo effettivamente reali difficoltà per il nostro volto. Stiamo andando alla grande. Mai l'avrei detto. Mai l'avrei detto e prima o poi beccheremo quell'omino che si nasconde e voglio che ci dia dei soldi. Ma questo è argomento per il prossimo episodio. A presto.